Stella, si può sapere che sta succedendo? Succede che Flora sta esagerando. Io sto solo effettuando degli esperimenti. Il mio esame è imminente. Lo sappiamo, ce lo stai ripetendo da un mese ormai. Userò il potere dei fiori per poter contrastare gli incantesimi delle streghe. E quale sarebbe il problema? Oh, non riesci a capirlo. Forse non te ne sei accorta, ma la vostra stanza è diventata un laboratorio chimico, guarda. Bloom mi ha dato il permesso per farlo e in più ha deciso di aiutarmi nei miei studi. D'altro canto, io ho già passato la prova del simulatore. Già, bella prova. Ehi, ho affrontato le tricks, non è stata una passeggiata. Lo so, scusami, Bloom. Fa niente, ti capisco, ah. Siete tutte un po' nervose. Ah, no, per capire davvero devi venire nella mia stanza. Ho permesso a Flora di mettere i suoi fiori sul davanzale della mia finestra perché è ben esposta al sole. Poi non ho detto niente neanche quando ha deciso di sistemare le sue melmose varicose. Mimose vanitose. Qualsiasi cosa siano, accanto ai miei specchi, capisci? Lo specchio è piuttosto grande e quelle piante si nutrono di luce riflessa, è normale che succeda. E ti sembra normale anche quello che stanno facendo adesso? Non ci vedo niente di strano. Si stanno provando i miei vestiti. È per questo che le chiamano vanitose? Non mi importa come si chiamano, falle smettere immediatamente. Oh, guarda qui tutti i miei abiti, i miei bellissimi abiti. Su, Stella, non è niente. E le scarpe, persino i miei trucchi. Questo è un incubo, un vero incubo. E poi guarda come si conciano, hanno un gusto davvero orribile. Beh, che cosa pretendi da delle piante? Tecna non fa tutte queste storie. Ciao, Musa, hai visto Tecna? No, è scomparsa da stamattina. Avete avuto qualche problema con le mie piante? Perché? Ci sono delle piante nella nostra stanza, non ne ho viste. Sai, ho chiesto a Tecna di conservare dei piccoli semi al buio dentro il suo armadio e... Tecna! Era ora! Stavo cercando dei pantaloni quando questa specie di rampicante mi ha catturata! Oh, e tu non ti sei accorta di niente? Ma com'è possibile? Perché io non ho l'abitudine di ficcare il naso negli armadi degli altri. Non perderò la pazienza, ma posso sapere che razza di semi erano quelli? Erano semi di 3S, ecco. 3S? Sì, sequoia, stritolatoria, semovente. Cosa? Non pensavo che sarebbero germogliati così in fretta, lo giuro, devi credermi! Devo stare calma, temo di aver subito un leggero stress emotivo. Ah, cerco di ricompormi. Mi dispiace, Tecna, giuro che mi dispiace. Non basta, Flora, devi portare via questa verdura assassina, lo capisci? Avete ragione, verrò a riprendere tutto tra poco, prima di trasferirmi nella palude di Melmamora. Melmamora? Le mura di Alfea non sono adatte per i miei esperimenti. Ma che dici? Non puoi trasferirti nella palude? Lo conosciamo bene quel postaccio e noi non vogliamo che tu ci vada. Vero, ragazze? Allora, è vero o no? Ah, non posso credere che l'avete fatto. Flora si stava solo preparando per la sua prova d'esame. Anche noi stiamo studiando, Bloom. Ma non per questo le stropicciamo i suoi vestiti? Ne tentiamo di soffocarla? Andiamo, cercate di essere più comprensive. L'esame di Flora è così vicino e poi... E poi le ho promesso che l'avrei aiutata in tutti i modi possibili. E a casa mia le promesse si mantengono sempre. Ancora non posso crederci. Non avrei mai pensato che mi avreste seguita. Già, neanche noi. La verità è che non potevamo lasciarti andare da sola. È vero, sono delle brontolone, ma anche delle grandi amiche. Comunque spero che questa trasferta non duri troppo. Tranquille, se mi aiuterete a trovare questo fiore magico, durerà pochissimo. Ecco, vedete? È il gladiolo Gaio. Molto carino, ma sei sicura che si trovi da queste parti? Sicurissima. L'ecosistema di questa palude è molto vario. A cosa ti serve per l'esattezza? La sua essenza è un rimedio contro gli incantesimi di malinconia lanciati dalle streghe. È un ingrediente fondamentale. Bene, allora che cosa stiamo aspettando? Prendiamo questo fiore così ce ne torniamo indietro. Oh no, non possiamo coglierlo. Lui non lo permetterebbe mai, è molto permaloso. Senti, Flora, non dirmi che dobbiamo anche convincerlo a seguirci. Lo sapete, io sono stufa di vedere piante che camminano. Dovremmo solo chiedergli di stendere uno dei suoi petali e poi usare una goccia di questo. L'ho inventato io. Guardate qua. Sì che è una crescita rapida. Posso creare un'infinità di petali artificiali. Che aspettate, mettiamoci subito al lavoro.
Però tu resterei qui ad aspettarci, Kiko. La palude è un luogo poco adatto alle passeggiate. Posso restare anch'io? Prometto di non allontanarmi, va bene? Facci un favore, Stella. Non cominciare a lamentarti già da ora. E chi si lamenta? Stavo solo facendo una domanda. Poi torniamo subito ad Alfea, vero? Stella! Oh no! Perché le paludi sono così, così... paludose? I tuoi commenti sono inadeguati, Musa. Anche il tuo abbigliamento lo è. Ci troviamo in mezzo al fango e non ad una sfilata di moda. Ma che c'entra? Una Winx è sempre una Winx in qualsiasi occasione. E quindi ho... Stella! È finita la dieta. Speriamo che non si sia fatta male. Va tutto bene, Stella? Oh, no, che non va bene. Sono stufa di sporcarmi e di continuare a girare in tondo. Si può sapere dove sono questi fiori del cavolo? Silenzio! Non sto zitta! Avevi detto che li avremmo trovati e invece... Guardami sull'acqua, non vedi? Sono bellissime. E sono anche piccolissime. Terribili, Dimitri! No! Aspettate! Vi prego, non vogliamo farvi del male. Siamo amiche, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Che luogo stupendo. Guardate quanti fiori. Milioni di gigli e di gladioli. Che splendore. Le fate hanno avuto ragione a portarci qui. Sono certa che troveremo quel che cerchiamo. Che cosa c'è, Stella? Anche tu sei rimasta senza parole? Guarda laggiù, Flora, sott'acqua! È una città in miniatura! È incredibile! Le fate alghine vivono dentro le bolle d'aria sospese sotto le ninfee! Non siamo in ospitali, piccole grandi amiche, ma purtroppo non possiamo invitarvi ad entrare in casa nostra. Come potete notare, c'è un piccolo problema di spazio. Comunque, la nostra regina ha accettato di incontrarvi. Seguiteci! Siamo molto felici di avervi qui. Non riceviamo troppe visite da queste parti. Grazie per l'accoglienza, vostra... piccolezza? Non posso certo chiamarla altezza. Maestà, prova con maestà. Dovete aver camminato molto. Possiamo offrirvi qualcosa per infrancarvi dalla fatica? Vorremmo semplicemente toccare il petalo di un gladiolo gaio. Possiamo farlo? Ma certamente. Si vede che voi siete rispettose della natura. Sapete, mi sembra così incredibile che nessuno sia mai riuscito a incontrarvi prima d'ora. Noi sappiamo nasconderci bene quando vogliamo. E poi, se nessuno passa per questi luoghi, una ragione c'è. Avete mai sentito parlare del mostro, quello dell'Isola Nera? Da queste parti c'è un mostro? Purtroppo è così. Osservate bene laggiù, oltre la nebbia più fitta, al centro della palude c'è un'isola. E intorno all'isola, nascosta nelle acque più profonde, dimora quell'orribile creatura. È un essere malvagio e gigantesco e ogni giorno minaccia il mio popolo. Perché non andate via? Perché su quell'isola cresce una pianta chiamata Xylit. È indispensabile alla nostra sopravvivenza. Lavorandola con fatica e pazienza, riusciamo a ottenere un materiale trasparente e resistente. E con quello possiamo realizzare le bolle in cui viviamo. Senza la foglia di Xylit, dovremo abitare sulla superficie dell'acqua esponendoci ai predatori. Purtroppo il mostro dell'isola rende quasi impossibile la raccolta dello Xylit. Ogni tanto una di noi si offre volontaria per andare laggiù e prenderne almeno una foglia. E questa volta è toccato alla dolce Lusitz. Che cosa è successo a Lusitz? Non ha più fatto ritorno. Ma è terribile. È il nostro destino. Le cose stanno così da molto tempo ormai. Bene, allora è arrivato il momento di cambiare. Siete pronte, ragazze? Quando vuoi, Bloom. Andiamo. Siamo noi. Meraviglioso! Avete sentito niente?
No, niente. Io stavo pensando una cosa, ragazze. La regina ha detto che il mostro è gigantesco, ma per lei e anche noi siamo enormi. Quindi, fatti due conti, si tratterà di una bestiolina di medie dimensioni. Giusto? Giusto? Oh, che state guardando? Forse se n'è andato. Ragazze, dobbiamo salvare Musa. Sì, ma come? L'acqua non è il nostro elemento. Potremmo usare il metodo delle bolle d'aria come le fate al Ghibli. Per me va bene, siete pronte? Pronte! E ora avanti con l'ultimo tocco. Lux Lumis! Vedete niente, ragazze? Sì, laggiù, verso il fondo. Sta entrando in quella specie di caverna sotto l'isola. Muoviamoci. Capito? Probabilmente ci troviamo sulla superficie dell'isola. Se davvero è così, sarà molto meglio tenere gli occhi bene aperti. Oh, perché? Ormai il mostro è sparito, non c'è da preoccuparsi. Lo abbiamo fatto fuggire, è una cosa diversa. Flora, che specie di alberi sono questi? Ecco, sono i salici rossi. Oh. Mi sembra di avere lo sbadiglio un po' contagioso. Sono stati piantati in ordine preciso. È tipico di questi alberi. Si dispongono a spirale intorno al loro capo. Un albero capo, questo è molto divertente. In effetti, sembra quasi che vadano in una direzione precisa. Per di qua. È molto bello qui, vero? C'è una gran pace. Sentite gli uccellini? Veramente no. Appunto, e questo non lo trovate strano? A me non sembra affatto strano. Che splendido profumo, ragazze. Lo sento. Voglio analizzarne la composizione. Non è possibile. Questa sostanza è un gas soporifero, ragazze! Ragazze! Sì, e questi massi ricoperti di muschio sono... Sono cuscini morbidi, morbidi. Stella! Non respirare! Non respirate! Svegliati, Stella! Non chiudere gli occhi! Oh, sì, d'accordo. Mettila a sveglia alle 7. Flora! Musa! Oh no, svegliatevi! Non dovete addormentarvi! Dai, Tecna, siamo così stanche. Oh, lasciaci un po' in pace. Tecna! Bloom! Devo farcela, devo... Guarda da quella parte, Tecna! Io credo che sia l'albero capo. Quello di cui parlava Flora. Guarda sul prato, è pieno di animali addormentati. E quella laggiù... È proprio sotto il salice. Deve essere la piccola Lusitz. Oh, Bloom. Mi dispiace, Tecna, io... Forse posso creare una nuova bolla di ossigeno. Lascerò solo un spiraglio per far uscire l'aria malsana. No, oh, grazie, Tecna. Bloom, bentornata dal mondo dei sogni. Il salice... È da lì che proviene quel profumo micidiale. Dai, diamoci da fare. Oh, ma dove mi trovo? Che cosa è successo?
Dai, spegnete quella luce, la sveglia non ha ancora suonato. Levatemela di dosso! Fate qualcosa! Che cosa state aspettando? Rilassati, Stella, è solo un insetto! Che schifo! Ha funzionato! Anche le altre si sono svegliate! E non solo loro, guardate! Tutti gli animali stanno aprendo gli occhi! Siamo con voi, ragazzi! Bene, aiutateci ad allargare ancora di più la bolla d'aria! Oh! Lucitz, noi siamo... Sì, lo so chi siete. Vi ringrazio tantissimo per avermi svegliata. Ma come puoi conoscerci? Per tutto il tempo in cui ho dormito sono rimasta in contatto telepatico col mondo che mi circondava, così vi ho sentite arrivare. Il mostro! No, no, non è come pensate. Lui non sta per venire qui. Lui è già qui. Che cosa significa? Significa che ci stiamo camminando sopra. L'isola è una tartaruga addormentata e quando tira fuori la testa dal guscio sembra un mostro che esce dalla sua grotta. Non è cattiva, ma a causa dell'incantesimo non può svegliarsi e agitandosi nel sonno terrorizza tutti. Il salice è lui la causa di tutto. Ora finalmente ho capito tutto. Ecco perché la tartaruga è sparita nella caverna sommersa. È rientrata nel suo guscio e poi si è spostata lentamente sul fondo della palude. Se quello che voi state dicendo è vero, allora adesso noi l'abbiamo risvegliata. Purtroppo non è così. La vostra cupola magica ricopre solo una piccola parte del suo enorme guscio. Lo sentite? Si sta agitando nel sonno per l'ennesima volta. La protezione smanirà quando noi ce ne andremo e tutto tornerà come prima. Dannazione! Ma cosa... Eh? Attenzione! Come se fosse impazzito! Fatti sotto, ti trasformerò in un bonsai, così imparerai a prendertela con quelli più piccoli di te! Ah! Ma certo! Le sue radici è lì che devo colpire! Sottoterra! Non ce la fa, devo aiutarla! Siamo riuscite! Sì, Flora, l'abbiamo liberato dall'incantesimo! Un altro punto per le Winx! I suoi vapori sono scomparsi. Ehi, lo sentite questo suono? È il verso degli uccellini! Stavolta lo sento anch'io! No, amica mia, io mi riferisco a un rumore molto più forte. È il suono della natura che si risveglia. Non sappiamo proprio come ringraziarvi. Ci avete riportato la nostra Lucitz e liberato per sempre dalla paura e dall'angoscia. A proposito, il mostro, cioè volevo dire la tartaruga, che cosa succederà adesso? Osserva laggiù, nella palude. Si sta muovendo, molto lentamente, ma si sta muovendo. Sta andando per la sua strada, quella creatura ora è libera. Sì, ma voi come farete adesso? Ricorda, la pianta di Xylit si trovava proprio sul suo guscio. State tranquille, la tartaruga ci ha lasciato raccogliere molte foglie prima di andare via. Purtroppo c'è un problema però, la pianta non può crescere nel nostro terreno. E prima o poi anche quelle foglie finiranno. Ma se questo è il volere di Madre Natura, allora... Aspettate un attimo, persino Madre Natura qualche volta può avere bisogno di un aiutino. Flora, si può sapere cosa stai cercando? Le mie gocce della crescita rapida. Che c'è, non ve le ricordavate? Guardate qua, Mazda. Meraviglioso! Evviva! Evviva! Sì! Sei grande, Flora! Sì, approvo! Allora che dite? Adesso le farete usare le vostre stanze per i suoi esperimenti? Beh, ecco, io... La cosa andrebbe effettivamente valutata alla luce dei fatti recenti, ragazze. Lasciate perdere, da oggi in poi mi farò bastare lo spazio che ho già a disposizione. Contente? Non potremo ringraziarvi mai abbastanza. Ciò che avete fatto è stato grandissimo. Ma in particolare abbiamo un debito di riconoscenza con te, Flora. Il gladiolo Gaio! Si è fatto cogliere solo per te. Lui sa che lo tratterai con cura. Appena arrivata a casa, provvederò subito a trapiantarlo. Brava, Flora! Vedrai che il tuo esame sarà uno dei migliori, come sempre. Oh, grazie, Bloom. E domani sarà anche il tuo turno, Stella.